Presidente, una manifestazione internazionale qui a Maglie, assolutamente da non perdere per tutti gli sportivi sanettini. Ma questo ritorna a Maglie dopo un po' di anni, questa è la fase europea di zona dove l'under 18 femminile, diciamo le future tenniste della Fed Cup, incrociano le racchette con le nazioni più importanti europee da questo punto di vista. Quindi si sono giocate la partecipazione alla fase finale, l'Italia, diciamo, la soddisfazione è quella di aver battuto la Francia e comunque anche se ha perso in finale con la Russia ci siamo qualificati per la fase finale europea. Donato Calabrese, qui a Maglie, Circo Tennis, per l'edizione 2017 della Reina Suibo Cup. Italia e Russia già qualificate. Sì, è un risultato importantissimo per l'Italia tennistica. Tra l'altro si sta svolgendo contemporaneamente una manifestazione simile che è la Coppa Davis Under 16 a Latiano e questa qui a Maglie che è l'Under, io la chiamo la Fed Cup Under 18. Tra l'altro è bene sottolineare subito che la Puglia è l'unica regione che ospita due manifestazioni del genere in Italia contemporaneamente. E che queste squadre, tra l'altro, sono già qualificate sia qui che a Latiano, ci rappresenteranno nella fase europea interzone che si svolgerà, credo, in Francia la prossima settimana. È un evento importantissimo per la Puglia, ripeto, non soltanto per il movimento che creano queste manifestazioni che veramente notevole. Io vorrei soltanto citare, per esempio, che quest'anno per un progetto importante è stato quello di racchette di classe. La Puglia è stata la seconda regione in Italia con 57 circoli, con 350 scuole tennis, con 4.000 tesserati in un contesto di 56.000 tesserati in Italia. Per cui, ripeto, è un movimento importantissimo. E poi, tra l'altro, perché queste manifestazioni non sono altro che la vetrina del tennis nazionale ed internazionale, perché tra non molto vedremo questi ragazzi nelle classifiche mondiali, quindi ci ricorderemo di loro perché sono passati attraverso Maglie o attraverso Latiano. Tra l'altro circoli importantissimi per il supporto tecnico e organizzativo che danno, perché sono circoli collaudatissimi, dove tra l'altro qui specialmente a Maglie si giocano due Serie A, dico io, perché dall'anno prossimo ci sarà una Serie A 2 e una Serie A 1 maschile. Latiano pure sta facendo tantissime cose, quindi io chiaramente sono fiero di tutto questo movimento pugliese, perché per noi, sia per me che per Dodo Alvisi, altro consigliere nazionale presente nella federazione, è un motivo di grande orgoglio. Quindi Puglia sempre di più punto di riferimento per il tennis giovanile con tutte queste manifestazioni? Indubbiamente sì, noi chiaramente ci auguriamo che, avendo espresso dei talenti importanti, non dimentichiamo che dalla Puglia sono nati Vinci, Pennetta, ma anche lo stesso Andrea Pellegrino, Fabiano essenzialmente, ci auguriamo che tra questi ragazzi italiani possano venire fuori quei campioni che tutti quanti noi, insomma, chiaramente aspettiamo da tempo. È un posizionamento importante ed una grande soddisfazione per il CT Maglie, un momento internazionale notevolissimo. Allora, la soddisfazione più che per noi, per il circolo e per la squadra italiana che ha fatto una grandissima prestazione, ha perso in finale contro un avversario formidabile che è la Russia, con delle tenniste già formate, sicuramente ne sentiremo parlare in futuro, è fisicamente molto più forte di noi, però le nostre hanno giocato col cuore, hanno sfiorato l'impresa sia la Biardo che la Pieri, hanno perso il terzo set dopo aver combattuto strenuamente. La mia più grande soddisfazione, la nostra come circolo, è che abbiamo visto davvero un grande tennis, delle partite avvincenti, una grande sportività, e questo ci fa immensamente piacere. Poi alla fine l'Italia ha ottenuto quello che voleva ottenere, la qualificazione nella fase finale europea che si svolgerà fra 3 giorni in Francia. Quindi in bocca al lupo alle ragazze italiane, e un brava Maria Elena Camerin, che è il tecnico italiano, una grandissima giocatrice che sicuramente con la sua esperienza ha portato
alla vittoria finale delle nostre ragazze. Vittoria si intende la qualificazione a Parigi, anche se abbiamo perso la finale, però poco importa, è importante arrivare fra le prime due e siamo arrivati. Maglie si attesta sempre di più sul palcoscenico nazionale ed internazionale, anche visti i futuri impegni. Beh, noi veramente questa manifestazione l'abbiamo praticamente, diciamo, subita negli ultimi due mesi, perché c'è stato un circo che ha rinunciato per motivi economici. Sono stato contattato dalla federazione, chiaramente non potevo dire di no perché avevamo già organizzato questa manifestazione qualche anno fa, sapevo del livello tecnico che c'era e abbiamo preso. Onestamente lo sforzo finanziario è notevole, però ne è valsa la pena perché lo spettacolo, come dicevo prima, è immenso. Poi i nostri programmi comunque continuano, perché il 15 di ottobre inizierà la Serie 1, per noi quello sarà il clou della stagione, insomma, perché essere presenti nel massimo campionato della squadra italiana è un qualcosa, insomma, di unico. Presidente, un momento internazionale qui a Maglie ed è anche una grande soddisfazione sportiva? Certamente sì, perché l'Italia si è qualificata per la finale europea, ma quello che ci interessa di più, i bambini della nostra scuola tennis, i bambini e le bambine, hanno visto un tennis di alto livello giocato da ragazzine poco più grandi di loro. È importantissimo questo dal punto di vista degli stimoli che si possono dare. Tanti bambini della nostra scuola tennis avranno pensato, ne sono sicuro, chissà se io potrò rappresentare la mia nazione un giorno. Siamo con il vicepresidente del CT Maglie, questa sera, sì, l'avvocato Mario Coppola. Ovviamente questa sera è un momento internazionale che dà ulteriore lustro a Maglie e Maglie ha risposto alla grande. Sì, buonasera. Noi ovviamente non possiamo che essere orgogliosi di poter ospitare queste manifestazioni di così alto livello internazionale. Siamo orgogliosi noi come Circolo Tennis Maglie, perché evidentemente la struttura che noi gestiamo viene ritenuta all'altezza per ospitare, sì, questi eventi di altissimo livello, ma nel contempo noi aggiungiamo un'ulteriore punta di orgoglio e di soddisfazione, se ci viene consentito, se ci passi il termine, perché consente anche alla realtà nostra giovanile magliese del CT Maglie, i ragazzi, e noi notoriamente siamo un circolo che abbiamo vocazione nei riguardi dei ragazzi, per imparare, finché sono in età, in erba ancora, ad imparare il tennis, e quindi noi siamo orgogliosi di poter ospitare proprio questi grandi eventi, e quindi noi ci auguriamo che i nostri ragazzi possano copiare, recepire, no? E vedendo ovviamente questi campioni esibirsi, e quindi progredire anche loro, e quindi andare avanti verso sempre più alti traguardi.